Bella regà, qua è Savix che vi parla, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Oggi faremo ragazzi il transfert, quindi faremo i completi sul PG maschio cancellando il secondo PG femmina ragazzi. Quindi come requisito qualche soldino per fare gli outfit ragazzi e la possibilità di creare il secondo personaggio per poi cancellarlo. Se avete il personaggio secondo con qualcosa all'interno, vi consiglio di non fare questo glitch. Quindi a questo punto raga, come al solito, start online e andiamo alla gestione dei personaggi. Una volta che siamo andati alla gestione dei personaggi raga, dovremo cliccare una volta a destra, andare sul secondo personaggio e crearlo femmina. Una volta che abbiamo creato il secondo personaggio femmina raga, dovremo tornare online col secondo PG. A questo punto raga, una volta che saremo spawnati online con il secondo PG, apriamo il menu di pausa e potrebbe succedere che non abbiamo i negozi di outfit visibili. Tanto noi, a prescindere, faremo start online, trovare una sessione a inviti raga, così non ci viene a rompere le palle nessuno. E a questo punto, una volta che siamo spawnati nella sessione a inviti raga, dovremo andare a fare gli outfit. Quindi ci richiamo da un qualsiasi negozio raga e iniziamo. Andate dalla parte bassa, andate dove ci sono i pantaloni, andate su pantaloni sportivi raga. Dopodiché andremo a mettere i primi, il numero 1. Dopodiché andiamo sulle scarpette, andiamo su stivali attacco alto ragazzi e andiamo a mettere Deluxo Militari Mezzanotte, numero 24. Una volta messi i numeri 24 raga, andremo dalla parte alta, quindi andremo a sistemare maglia e giacca. Quindi andiamo a cercare parti sopra sportive e andremo a mettere il numero 41, maniche lunghe bianca mix ragazzi. Ok, questa maglietta qua con il colletto nero. A questo punto raga, andiamo a cercare le giacche di pelle e andiamo a metterci la JC blu, la numero 52 raga. E una volta che abbiamo messo questa felpa qua, questa giacca qua, cosa facciamo? Andiamo dalla parte degli accessori raga e andiamo a levare tutto ciò che ci sta in testa. Dopodiché una volta tolti tutti gli accessori andiamo a salvare l'outfit raga e lo salveremo C1 nel secondo slot raga. Adesso partiamo col secondo outfit, che praticamente è uguale a quello di prima, la parte bassa, quindi ha le stesse scarpe raga e gli stessi pantaloni. Dobbiamo aggiungerci solo i guanti corazzati bosco chiaro raga, come tutti gli outfit. E una volta che abbiamo aggiunto i guanti corazzati andremo dalla parte alta, andremo a mettere sempre la stessa maglietta di prima, quindi parti superiori sportive raga. E una volta che abbiamo messo anche quella maglietta andiamo a cercarci i bomber di pelle. Una volta che abbiamo trovato i bomber di pelle andremo a mettere il numero 7 ragazzi, questo qua. Mi raccomando, una volta che mettete questo bomber di pelle togliete subito ragazzi tutto dalla testa, tutti gli accessori se avete degli accessori, e andate a chiudere la giacca. Come chiudete la giacca? Menu interazione, quindi touchpad ragazzi, andate su stile, andate nelle ultime voci e chiudete la giacca, mettete giacca chiusa ragazzi. A questo punto, una volta che abbiamo fatto tutto ciò, potremo salvare l'outfit e chiamarlo C2. Mi raccomando, la giacca chiusa raga, se no viene diverso l'outfit. Quindi partirei con il terzo completo, che è praticamente come al solito la parte bassa identica ragazzi, non dovremo toccare niente, né guanti, né scarpe, né pantaloni, e andremo direttamente sulle maglie da trafficante e andremo a mettere l'ultima, la numero 60 ragazzi. E una volta che abbiamo messo la maglia da trafficante numero 60, che è l'ultima digitale blu, andiamo a cercarci le giacche da lavoro ragazzi. Una volta che abbiamo trovato anche le giacche da lavoro andiamo a selezionare la numero 38 ragazzi. E una volta che abbiamo messo la numero 38, idem compattate, andiamo a chiudere la giacca e a toglierci tutto dalla testa se abbiamo qualcosa in testa. Io avevo sempre sti cazzo di orecchini, quindi dovevo sempre toglierli raga. Quindi a questo punto, una volta che abbiamo salvato l'outfit chiudendo la giacca e togliendo
gli orecchini possiamo chiamarlo C3. Quindi adesso, raga, andiamo a fare il prossimo outfit. È veramente semplice. Andiamo a metterci semplicemente la tuta da sub. Andiamo a cercarci le tute da sub qui dal bancone, raga. E una volta che l'abbiamo trovate, andiamo a selezionarci la numero, raga, 18. E una volta che abbiamo messo anche questa, torniamo indietro e andiamo a metterci i soliti guanti, i tattici Bosco Chiaro, che sono i numeri, raga, 32. Quindi andiamo a salvare l'outfit. Questo lo chiameremo R1, raga. A questo punto passerai con il prossimo outfit. Riselezioniamo, raga, uno dei primi outfit. Come ben vedete, ci sono gli stessi pantaloni e gli stessi guanti. Quindi ve lo faccio rivedere. Andiamo sui pantaloni sportivi e mettiamo immacolati 1, ragazzi. A questo punto abbiamo le scarpette diverse. Andiamo quindi su stivali, raga. E una volta che su stivali mettiamo i numeri 36, i tecnici muschio, raga. Una volta che abbiamo messo anche questo, rimettete i guantini. E una volta che abbiamo messo i guantini, andiamo nella parte alta degli outfit. E andiamo a cercarci, raga, le parti superiori sportive. E mettiamo la solita maglietta numero 41, questa col bordino nero al collo. Una volta che abbiamo messo questa maglietta, andiamo a cercarci i bomber di pelle. E andiamo poi a mettere il numero 16, ragazzi. Questo qua bianco a pois blu, che si chiama palle blu aperto a pois. Adesso, raga, come tutti gli altri outfit, andremo a levarci qualcosa dalla testa se ce l'abbiamo, e andiamo anche a chiudere la giacca. E a questo punto andiamo a salvarlo come R2, ragazzi. È fondamentale. Una volta che abbiamo salvato anche questo come R2, possiamo continuare con il prossimo outfit. Quindi vi riselezionate, raga, l'outfit che avevate fatto in precedenza, che è uguale identico. L'unica cosa che ci dobbiamo fare è cambiare solo le scarpette. Quindi andare su stivali, andare a metterci i numeri 36, raga, e salvarlo. Ma prima dobbiamo chiudere la giacca, ragazzi, come sempre. A questo punto, una volta che l'avete salvato R3, andiamo sul prossimo outfit. Quindi andiamo dalla parte bassa, andiamo a cercarci pantaloni tattici, ragazzi. E una volta che abbiamo trovato i pantaloni tattici, andiamo a indossarci i numeri 37. Una volta che abbiamo messo i pantaloni tattici 37, come al solito, raga, dovete sempre mettere i guantini tattici Bosco Chiaro. Non ve lo sto neanche a far vedere, che ormai è diventata prassi di tutti gli outfit. E andiamo a cercarci nella parte alta le polo, ragazzi, le maglie chiamate polo. Ci sarà scritto solo polo. E una volta che abbiamo trovato le polo, ci andiamo a selezionare, raga, la numero 23. E a questo punto ci andiamo a salvare l'outfit e lo salveremo come V1, ragazzi. E una volta che abbiamo salvato anche questo outfit come V1, andiamo sugli accessori, andiamo a togliere gli orecchini, raga. E una volta che abbiamo tolto anche gli orecchini, andremo a sovrascrivere l'outfit chiamandolo sempre V1, ragazzi. Una volta che avete fatto anche questo outfit, cosa facciamo? Andiamo a fare il prossimo. Vi selezionate l'outfit che avete fatto all'inizio, raga, è sempre questo. L'unica cosa che dovremo andare a fare è cambiare le scarpette. Vedete che ha gli stessi guanti, stessi pantaloni, stessa maglia, stessa giacca. Vi levate tutto dalla testa, raga. E una volta fatto ciò, cosa andiamo a fare? Chiudiamo la giacca come sempre, che è fondamentale. Andiamo dalle scarpette, andiamo a cercarci le stivali da moto, raga. E una volta che siamo su stivali da moto, andiamo a selezionarci i numeri, ragazzi, 21. E una volta che abbiamo selezionato anche queste scarpette, possiamo salvare l'outfit e lo salveremo chiamato V2, raga. Intanto, ragazzi, controllate sempre prima di salvare l'outfit, guardate i miei e controllate che siano uguali. Ricordatevi di chiudere le giacche, che è fondamentale. Quindi io partirei, ragazzi, con il prossimo outfit. Andiamo a mettere i soliti pantaloni, ragazzi, quindi pantaloni sportivi, e mettiamo i numeri 1. Poi andiamo dalle scarpette, andiamo su scarpe a tacco alto e mettiamo i numeri 24.
Una volta che abbiamo messo i numeri 24, cosa andiamo a fare? Andiamo a cercarci nella parte alta i bustini. E una volta che abbiamo trovato i bustini, andremo a metterci quelli foglia di tè numero 13. Una volta fatto ciò, raga, come al solito, mi raccomando, i guantini. Andiamo a cercarci le giacche Demin. E una volta che abbiamo trovato le giacche Demin, andiamo a metterci il numero, ragazzi, 34. Allora, in questo modo abbiamo finito di fare tutti gli outfit. Quindi adesso non vi resta che salvarvi anche questo outfit e lo chiamerete G. In questa maniera, raga, avremo fatto anche l'ultimo outfit. Cosa dobbiamo fare adesso? Intanto vi ricordo, guardate bene gli outfit quando li fate, è fondamentale. Ma a questo punto possiamo continuare con il glitch. Vi aprite il vostro menu interazione, raga, e una volta che avete aperto il menu interazione, andate sulla voce ucciditi. A questo punto, una volta che vi sarete uccisi, cosa facciamo? Dovremo andare al creatore, raga. Mi raccomando, raga, non sbagliate qua, perché se da qua in poi sbagliate qualcosa, vi fotterete il glitch. Quindi start online, creatore, raga, o creatore Rockstar se siete su Next Gen. Funziona su entrambe le piattaforme e su entrambe le versioni di gioco. Una volta che siamo al creatore, non ve lo sto, raga, a far spiegare, perché ormai ho fatto decine e decine e decine di video di questa cosa. Andate a creare una gara stunt. Vi velocizzo il tutto, tanto è facile. Semplicemente dovete andare a spuntare tutti i triangolini che stanno nell'elenco, raga, e poi provate la gara. E una volta che avete provato la gara e siete su questa allerta, l'accettate, raga. E accettando l'allerta torneremo al creatore. Quando siamo in questa schermata facciamo start online e andiamo alla gestione dei personaggi. E da qua in poi ascoltatemi veramente benissimo, aprite le orecchie, perché se sbagliate, raga, io non voglio centrare niente. Quindi una volta che siamo alla gestione dei personaggi dovremmo cliccare una volta freccia destra. Una volta che clicchiamo freccia destra dovremo cancellare il PG appunto di destra, la femmina. Come facciamo a capire se è la femmina? Raga, guardate bene i cartelli. In questo caso sono sul maschio, c'è il cartello su. Clicco una volta freccia destra e tira sul cartello la femmina. Adesso dovrete cliccare X per chi gioca da Xbox o quadrato per chi gioca da PS per eliminare il personaggio. Ovviamente dobbiamo eliminare, raga, il secondo PG, che è quello dove abbiamo creato tutti gli outfit che poi compariranno sul maschio. Quindi una volta che abbiamo cancellato il secondo PG femmina, raga, saremo in questa situazione. Rispawneremo con il PG maschio e a questo punto dobbiamo andare in storia. Come facciamo ad andare in storia, raga? Cliccando B, chi gioca da Xbox One, o cerchio, chi gioca da PS4, raga. Invece chi gioca da Next Gen dovrà farsi mandare un invito da un amico in mira differente, ma solo per chi usa la nuova versione di gioco. E accettando quell'invito, raga, si bagherà tutto e andrete in storia. Quindi a questo punto, una volta che siamo tutti quanti in storia, raga, cosa facciamo? Semplicemente start online e andiamo in una sessione solo inviti. E a questo punto, se avete fatto tutto correttamente, avrete i completi nella lista dello stile. Non selezionate nulla, raga, se no perdete l'outfit con cui siamo partiti. Cosa dobbiamo fare in questo momento? Andare a salvarci l'outfit. Siccome io c'avevo un outfit col borsone, raga, e non avevo voglia poi di rientrare nell'attività, risalvarlo, eccetera eccetera, cosa facciamo? Ce ne andiamo subito dal negozio di maschere con un oppressor e ci lanciamo dentro il negozio di maschere, ragazzi, spammando freccia destra. In questa maniera riusciremo a interagire con il negozio, salveremo l'outfit con il borsone e quando lo riselezioniamo, raga, avremo l'outfit salvato. Niente di più semplice. Quindi a questo punto possiamo iniziare, raga, a fare tutti gli altri outfit.
Quindi, regà, ci andiamo a selezionare un completo da scia mortale blu che ci sta molto bene con quello che dobbiamo fare. E andiamo ad avviare l'attività che sta tra i preferiti, l'affare G o basso profilo. Link in descrizione per PS e Xbox, ragazzi. E una volta che siamo all'interno dell'attività merge con il completo da scia mortale, cosa dobbiamo fare? Ovviamente mettere completi salvati, raga. E una volta che abbiamo messo i completi salvati nella lobby, invitiamo un nostro amico per startare l'attività. E una volta che siamo alla selezione degli outfit, clicchiamo 3 volte a destra. E cliccando 3 volte a destra, sbada bam, avremmo il tron sotto con il Galaxy sopra e la cinturina, raga, con la fondina. Veramente, veramente bello. Quindi a questo punto non vi resta altro che entrare nell'attività, raga. Chi usa l'affare G andrà o nell'appartamento o nel CEO per salvarlo. Chi invece usa basso profilo può andare da Ammunition. Non usate i vincoli dell'attività, raga, se no partirà il countdown prima del dovuto. Inizieranno a girare i poliziotti. Quindi una volta nell'appartamento, raga, vado a salvarlo e lo salverò come Galatron. Ci sta come nome, no? Tron, Galaxy, Galatron, molto molto carino. Comunque sia, abbiamo salvato l'outfit, raga. E così potremmo farne tanti altri. Quindi una volta salvato, potete quittare l'attività e fare il prossimo outfit. Quindi rientrate nell'attività con un altro outfit tipo questo da moto, questo rosso, raga, e quando switcherete vedrete che mergerete gli outfit e potrete fare veramente un sacco di roba carina. Adesso vi faccio vedere ancora con un'altra entrata, raga. Ma prima ci salviamo anche questo rosso. Quindi una volta spawnati nell'attività, a seconda di che attività avete, andate a salvarlo nel vostro complesso o appartamento o Ammunition che sia. Una volta salvato, raga, possiamo pure quittare l'attività. Guardate che bomba anche questo, raga, entrando con una tuta di un altro colore. Andremo a mergiare la parte alta con la parte bassa. È veramente una bomba. Se poi voi andrete a cancellare i primi 3 merge, quindi quelli con C1, C2 e C3, potrete portare i guantoni da moto su questo outfit blu, ok? È veramente una bomba. State voi poi a giocare con gli outfit, a vedere con che outfit entrare e tirare fuori più completi possibili. Quindi a me piaceva questo qua e lo vado a salvare. Come vedete c'ha le mani trasparenti, perché? Perché ci mancano i guanti. E quando noi andremo a cancellare i merge prima di questo, raga, potremo passare anche i guantoni. Quindi io vi consiglio, fate più merge possibili, poi man mano che avete i completi fatti andate a cancellare i merge, così potete mettere anche i guantoni magari su questo se lo volete. A questo punto vi faccio vedere l'ultimo, raga. Sono entrato nell'attività merge con questo e guardate che bomba. A me piace veramente tanto, ragazzi, questo qua Galaxy con la parte bianca e blu sotto. È veramente una figata. Ovviamente, raga, ce lo andiamo a salvare o da Munition o da un appartamento, eccetera eccetera. E una volta salvato avremo anche questo outfit. Quindi a questo punto cosa fare? Io ci ho aggiunto i caschetti viola, raga, perché non li avevo ancora fatti su Play. Quindi se volete fare anche voi i caschetti, come al solito link in descrizione del video per fare i caschetti colorati con le attività in descrizione, ragazzi. Se già avete Power Play potete farlo senza neanche aprire il video. Quindi entrate all'interno, vi cambiate un guanto, raga, e una volta che vi siete cambiati un guanto andate a quittare l'attività. Una volta che avete quittato l'attività siete spawnati con l'outfit, quindi a questo punto dovete andarvi a salvare l'outfit e poi come al solito al cannocchiale, raga, fate tutti i glitch che volete e passerete il casco su tutti gli outfit che vi pare. Intanto, ragazzi, vi invito a lasciare un like, a lasciare un commento, a supportare il canale, ragazzi. Se non siete iscritti, iscrivetevi, perché ho visto che un sacco di gente delle volte guarda i video ma non si iscrive. E niente, raga, guardate che bomba che è questo outfit quando ci mettiamo tutta la parte alta con la testa, quindi quando lo andiamo a completare. È veramente, veramente una bomba. Quindi io vi lascio e sbada bam, raga.
alla prossima. Bella.